Bene, e riprendiamo la trasmissione, quella normale, quella delle ore 19 di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Un giorno o l'altro farò una trasmissione per quanto riguarda, per quanto riguarda il linguaggio, cioè c'è tutta una tecnica del linguaggio che è importantissima. Cosa significa questo? Significa che esistono dei linguaggi che sono estremamente, estremamente forbiti, estremamente anche intelligenti, che attaccano molto in maniera opportuna, diciamo così, con l'avversario, gli contestano le tesi e tutto il resto. Ma sono linguaggi talmente intelligenti da mancare dell'immediatezza. Cioè, se io faccio delle battute intelligenti, i cristiani non le capiscono. Mentre invece, se gli chiami il loro Dio, il macellaio di Sodoma e Gomorra, capiscono esattamente quello che vuoi dire. Capiscono perfettamente che il loro Dio gli dai dell'assassino, cioè che il loro Dio è un macellaio. Capiscono immediatamente. Mentre invece, se usi un linguaggio più forbito, un linguaggio fatto apposta, eh sì, vabbè, parla, ma nessuno capisce esattamente quello che vuol dire. In realtà, esiste tutta una scienza del linguaggio che serve, anche per trasmettere, le sensazioni e le emozioni. E questa scienza, questo linguaggio è stato, ultimamente, il Parlamento è stato costretto a riconoscerne l'esistenza attraverso l'abolizione del reato di turpiloquio. In realtà il reato di turpiloquio era usato da magistrati, era usato da poliziotti, da preti, da tutti quelli che erano delle autorità per dire agli altri come dovevano parlare, come dovevano esprimersi e attraverso la repressione del linguaggio, attraverso la repressione di quello che erano le sensazioni che il linguaggio dovevano esprimere, mantenevano il potere, cioè mantenevano il controllo delle persone. Cioè, tu non puoi dire che il mio Dio è un assassino, non puoi dire che io adoro il macellaio di Sodoma e Gomorra, devi essere rispettoso, ma il tuo è un macellaio, è un assassino, ha fatto miliardi di morti, la sua filosofia è una filosofia di morte, di sterminio, di strage, questo è il macellaio di Sodoma e Gomorra. Per cui, se io usassi un linguaggio più fine, un linguaggio più allegorico, non riuscirei a farmi capire, specialmente dai cristiani che adorano un macellaio. Lo capirebbero i pagani, probabilmente lo capirebbero le persone intellettuali, ma il linguaggio troppo fine non li capiscono. Mentre invece è bene che capiscano che il loro Dio è un assassino, cioè è bene che sia chiaro che il loro Gesù di Nazareth è un macellaio. Questo deve essere chiaro, deve essere lampante, non si può ricorrere a eufemismi o altre cose. Non è accettabile, per cui è giusto che ci sia un linguaggio che vada a definire esattamente le cose per ciò che sono, non per rispetto a chi? Rispetto a chi? Agli assassini? Ma stiamo scherzando. Adorare un assassino significa, adorare nel senso di sottomettersi a un assassino, significa essere assassino a propria volta. Partecipazione morale non l'ho inventata io, è una legge. Detto questo, una risposta a un'amica che ha telefonato fuori trasmissione, che chiedeva se ci sono stregoni africani, stregoni di altre tribù. Ogni popolo ha i suoi stregoni, come ogni popolo ha i suoi preti, e ha i suoi truffatori, ha i suoi ladri, i suoi banditi, però ogni volta che c'è una situazione grave, una situazione difficile, sono sempre gli stregoni che se ne fanno carico. Al di là della qualità per cui uno stregone si manifesta, cioè non necessariamente quello che ti dicono è uno stregone africano è davvero uno stregone, cioè di solito è difficile riuscire a trovare gli stregoni fra i vari popoli. Qui in Italia credo che nessuno sappia chi siano gli stregoni, a parte il matto del sottoscritto che è solo un apprendista stregone del cazzo, cioè vabbè, è uno che si espone in maniera pesantissima per costruire un mondo diverso, un mondo in cui gli dèi abbiano manifestazione, ma quello è un altro discorso, sono io che sono esposto, sono io che ho fatto queste scelte, è la mia storia che mi ha portato a fare queste scelte, credo che nessuno sappia chi siano gli stregoni, probabilmente neanche io, perché io quando li incontro nel sognare, per cui nel sognare può essere chiunque, la maschera di Arlecchino la si mette addosso, chiunque abbia potere, può portare la maschera di Arlecchino. Chiunque va a costruire la vita, va a combattere l'onda nera. Non è importante il volto, sapere tizio, non esiste una carta d'identità, esiste l'azione. L'azione determina ciò che uno è.
sia nella vita quotidiana di tutti i giorni, sia negli infiniti mondi della percezione. Le due cose hanno un parallelismo che è incredibile. Se uno si sottomette nella vita di tutti i giorni, si sottomette sempre, non arriva neanche nei mondi della percezione, non ha energia sufficiente per farlo. Bene, detto questo, ogni popolo ha i suoi stregoni. Non è detto che ciò che noi indichiamo come stregone sia uno stregone, di solito è abbastanza difficile sapere chi siano. E anche i suoi cacciatori d'agguato, anche i suoi cacciatori d'agguato, vabbè. Come noi possiamo identificare una cosa che è stregoneria o una cosa che non è stregoneria? La possiamo indicare dall'utilità che dà al sistema sociale in cui viviamo. Cioè se l'attività nel sistema sociale aiuta la crescita del sistema sociale, aiuta il benessere, aiuta la capacità degli esseri umani di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, è comunque un'azione di stregoneria, anche se chi la compie non ha nessuna nozione di stregoneria. Se invece tende a sottomettere, tende ad appropriarsi, tende a saccheggiare, tende a diminuire e a squalificare le condizioni di vita delle persone, allora è sempre un'operazione di magia nera, anche se chi la espone non sa neanche che cosa sia la magia nera. Non è necessario che per fare un'operazione di magia si sappia che cosa sia la magia. Se lo si sa, meglio, ci si può organizzare, ma non sempre si sa esattamente che cosa sia. Va bene, passiamo a un altro argomento, l'ultimo per questa sera, no? Passiamo al Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Beh, abbiamo fatto una bella carrellata oggi, no? Siamo passati da Esiodo, abbiamo attraversato la musica di Orff, abbiamo passato Verità e Menzogna della Chiesa Cristiana di Pepe Rodriguez, abbiamo parlato di Lucrezio, abbiamo parlato di Sesto Empirico, ma potevo farvi anche un po' di Schopenhauer, vabbè. Abbiamo parlato di Clarissa Pinkola Estes, Donne corrono coi lupi, e adesso parliamo di Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Abbiamo fatto una bella carrellata in effetti all'interno di tutta la storia. Bene, siamo arrivati al paragrafo 61 di Tommaso Didimo. Vi ricordo che questo Vangelo era stato praticamente distrutto, era andato perduto e ce l'ha restituito le sabbie di Nag Hammadi. Questo Vangelo è un Vangelo molto breve, molto sintetico, le frasi sono molto secche, cioè fatto da paragrafetti brevissimi, e l'insieme di paragrafetti sono delle indicazioni per una via alla conoscenza e alla consapevolezza fatta in quell'epoca, per cui erano delle indicazioni che servivano agli esseri umani per costruire il loro corpo luminoso, per costruire la loro vita. Quella via alla conoscenza è stata distrutta, noi non la riproponiamo perché non ha senso riproporre ciò che è stato distrutto, ha sempre senso costruire il nuovo, cioè costruire ex novo, però dobbiamo prendere atto di questo. E cosa ci serve prendere atto che questa è una via alla conoscenza, una via di stregoneria? Ci serve prendere atto per sapere come gli evangelisti, quei quattro criminali, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, abbiano rapinato quella che era la conoscenza degli esseri umani per costruire terrore, morte e distruzione. Questo dobbiamo sapere. Una volta che noi sappiamo questo, ci interessa relativamente di Didimo Tommaso. Lui ha combattuto la sua battaglia, lui ci ha provato, lui ha dato l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. La sua via è stata fallita. Esistono migliaia di vie fallite, esistono migliaia di percorsi tentati e che non hanno sfociato, e per fortuna esistono migliaia di esseri umani che continuano, che provano a dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. E questa è la vera ricchezza degli esseri umani, cioè quello che impedisce all'orrore cattolico, all'orrore cristiano di installarsi dentro il cuore degli esseri umani. Paragrafo 61. Videro un samaritano entrare in Giudea portando un agnello. Disse ai suoi discepoli: che cosa farà dell'agnello? Gli risposero: intende ucciderlo e mangiarne. E gli rispose loro: fino a quando è vivo non ne mangerà, bensì dopo averlo ucciso e fattolo cadavere. Gli rispose: non potrebbe fare altrimenti. Ed egli disse: voi pure cercate un luogo per il riposo affinché
non siate ridotti ad un cadavere e mangiati. Solo dopo aver distrutto la capacità degli esseri umani di farsi Dio, costruendo il loro corpo luminoso, gli esseri che si spacciano per Dio creatore possono cibarsene, in quanto costui produce energia vitale stagnata. Solo chi rinuncia a costruire il Dio che ha dentro è cadavere in ginocchio. L'azione per essere cadavere in ginocchio è un adattamento dell'individuo a imposizioni coercitive che non è in grado di rimuovere. Quando gli esseri di energia vitale che si cibano di energia vitale stagnata sono in grado di mangiarsi la persona, quando la persona supplice in ginocchio si offre ad essi incapace di determinare la propria esistenza nell'infinito dei mutamenti. Fin tanto che gli esseri umani continueranno a sviluppare il loro corpo luminoso, non potranno essere mangiati. Non potranno essere mangiati perché saranno dei viventi. Non fatevi agnelli, non fatevi sacrificare permettendo che qualcuno vi metta in ginocchio. Trovatevi un luogo per il riposo affinché non siate ridotti ad un cadavere e mangiate. Trovate un luogo dove potete trasformarvi, obbedendo ad intento senza che il potere di avere vi impedisca di fare questo. Importantissimo questo. Non ci si può appropriare degli individui se gli individui non si mettono in ginocchio. Non si può ingannare le persone se le persone chiamano le cose col loro vero nome. Non si può sottomettere le persone se le persone non sono convinte di dipendere da un padrone, da un Dio creatore. Solo quando si saranno sottomesse le si può distruggere, le si può usare per i propri scopi. Se non si sottomettono, non si può usarle per i propri scopi. Questo è l'insegnamento. Fate in modo di avere il Dio che cresce dentro di voi sempre più forte. Fate in modo di chiamare le cose col loro vero nome. Fate in modo di imparare la caccia d'agguato. Fate in modo di imparare il sognare. Fate in modo di praticare l'intento. E allora nessuno si ciberà di voi. Vi ricordo che esistono 3 scoperte della stregoneria rispetto al Dio dei cristiani, 3 scoperte che sono state pagate anche col sangue. La prima scoperta è che non esiste nessun Dio creatore, e quanta gente è stata imbrogliata e ingannata prima che la stregoneria scoprisse questo. La seconda scoperta è che il Dio dei cristiani, il Dio biblico, è solo un trucco per terrorizzare le persone, e anche questo è costato sangue. E la terza è che esistono esseri di sola energia vitale che si cibano di energia vitale stagnata degli esseri umani in ginocchio. A proposito di questo discorso, che è un discorso un po' più generale degli spiriti, abbiamo sentito anche oggi dei Biffi che dice ai cattolici non stai a fare sedute con gli spiriti che i morti, eccetera. Qual è il pericolo per gli uomini? Il pericolo per gli esseri umani è solo uno, cioè diventare dipendenti. Cioè diventare dipendenti in due maniere. O diventano dipendenti perché si mettono in ginocchio e perché gli spiriti neri si cibano della loro energia vitale stagnata, per cui gli esseri umani prima si trasformano in cadaveri, cioè bloccano la propria energia vitale, e dopo gli spiriti neri si cibano. Oppure il secondo pericolo è di non avere spiriti neri, cioè di avere spiriti abbastanza vivi, i quali non si cibano di energia vitale stagnata, però si cibano di consapevolezza. Cosa significa cibarsi di consapevolezza? Significa che sta gente sono esseri consapevoli di se stessi che stanno crescendo e devono imparare. E l'essere umano è molto bello da osservare per imparare, cioè per loro è un giocattolo con cui può imparare. Per cui raccontano un sacco di sciocchezze, tanto l'essere umano è un idiota, e su quelle sciocchezze costringono l'essere umano a fare le sue speculazioni, a fare le sue azioni, a fare le sue scelte. E l'essere umano gira come una trottola in base alle informazioni che gli danno. Pertanto, se fate una seduta spiritica con esseri che non sono neri, cioè che non si cibano di energia vitale stagnata, vi faranno girare come delle trottole.
qual è il vantaggio di questi spiriti rispetto agli altri e di cui Biffi ha paura? Questi spiriti, è vero che raccontano un sacco di cazzate, però aumentano la consapevolezza degli individui, cioè loro hanno bisogno di individui sempre più consapevoli per riuscire ad imparare. Per cui un individuo che ha un basso grado di consapevolezza, spinto da loro, può aumentare la sua consapevolezza. Aumentando la sua consapevolezza, può riuscire a capire che non esiste un Dio padrone. Questi qua, Noisè, spiriti dei morti. Questi qua, Noisè, inviati del Dio padrone, assolutamente. E allora, in quel momento, chiaramente questo individuo si sottrae al controllo dei cristiani. Cioè, sedute spiriti che in realtà, anche nei secoli bui del Medioevo, sono servite proprio per riuscire a costruire una struttura di consapevolezza delle persone diversa. Cioè, molte streghe hanno volato grazie ai piatei, grazie ai pignatei, chi faceva. In realtà, in queste sedute spiriti che Biffi va a condannare, non trovate quasi mai piattini o pignatei o uia, se si chiamano, cioè nel senso che sì o no, quel gioco praticamente del tabellone, trovate quasi sempre medium, registratori, computer, cioè tutti oggetti in cui la partecipazione del soggetto, cioè la partecipazione di chi chiede qualcosa agli spiriti, è una partecipazione passiva, per cui in effetti è un gioco nero, è un gioco sporco, mentre invece il tabellone, fare il pignateo o il piattino, comunque c'è una partecipazione emozionale molto maggiore della persona, un coinvolgimento maggiore che induce spesso ad uscire spiriti che non sono neri, pertanto anche ad aumentare la consapevolezza. Il pericolo della persona è un pericolo emozionale che si costruisce, cioè si costruisce una forma di dipendenza da queste informazioni, cioè la persona dal punto di vista psicologico è come se avesse fare preghiere a Dio, parlare con Dio, invece parlare con Dio parla con gli spiriti. Mica ho visto le persone che parlavano anche con il computer, ma insomma è abbastanza irrilevante. Questi sono i pericoli dello spiritismo. Perché? Perché gli spiriti in fondo sono infinitamente più deboli di ogni essere della natura. Cioè quando un individuo esercita la sua volontà, esercita le sue determinazioni, li tiene distante, perché soltanto esercitando la propria volontà, chiamando le cose col loro nome, affrontando la vita, specialmente dopo se uno pratica sognare e agisce da guato, questo è ancora peggio per loro, li tiene distanti, perché le scariche di energia che esprime a loro fa un terrore folle. Dopodiché, se un individuo non si mette in ginocchio, se un individuo vive una vita sana, difficilmente si presenta, se tutti i spiriti che fa, si presenta spiriti neri, perché la qualità di energia che lui emana è un'energia tossica per loro, e viceversa. Cioè, se fanno persone nere, persone in ginocchio, persone sottomesse con energia vitale stagnata, delle sedute spiritiche, quasi sempre arrivano spiriti neri, perché per gli altri è tossica, cioè c'è sempre questo scambio. Comunque più persone si prendono in mano la responsabilità della sua vita, più persone chiamano le cose con il loro vero nome, più persone esercitano la loro volontà, più persone se ne sbattono le palle degli spiriti e più gli spiriti neri sono costretti ad arretrare. Comunque gli altri troveranno una collocazione diversa, insomma. Passiamo al paragrafo 62. Gesù disse: due riposeranno su un letto, uno morirà, l'altro vivrà. Salomè gli domandò: chi sei tu? Uomo, che come colui che è dall'uno sei salito sul mio lettuccio e hai mangiato la mia mensa? Gesù rispose: io sono colui che proviene dall'indiviso. A me furono date cose che sono del Padre mio. Salomè rispose: io sono tuo discepolo. E Gesù a lei: perciò io dico, quando uno sarà indiviso, sarà ricolmo di luce, ma quando è diviso, sarà ricolmo di tenebre. Trovatevi un po' voi una frase del genere nei Vangeli ufficiali. Esiste un momento, spesso vicino alla morte del corpo fisico, in cui un essere della natura, un essere umano nel nostro caso, è formato da due corpi, o se vogliamo, due individui. Egli ha un corpo fisico e un corpo luminoso. Uno è degenerato negli anni, l'altro è formato negli anni. Uno di questi muore
e l'altro vive autonomamente. Il corpo fisico muore e il corpo luminoso continua a vivere. Salomè interroga il corpo luminoso che ha a fianco. La risposta è che la divisione comporta l'essere colmi dalle tenebre, mentre l'indiviso sarà ricolmo di luce. Cosa può essere indivisa? La coscienza e la consapevolezza dell'individuo, mentre attraverso il fare del corpo fisico alimenta il proprio corpo luminoso. Cos'è diviso? Il sentire dell'essere umano, mentre il corpo luminoso cresce e fonde il proprio sentire con quello del corpo fisico, la percezione con la ragione. La tenebra è data dall'essere umano mentre affronta lo sconosciuto che lo circonda, svelandolo e rendendolo conosciuto. La tenebra viene squarciata dai grandi sforzi di trasformazione soggettiva. Oltre la tenebra c'è la tenebra, oltre lo sconosciuto c'è l'inconoscibile. L'inconoscibile è tale in quanto l'essere umano fisico non ha strumenti per affrontarlo. La morte del corpo fisico trasferisce l'intera coscienza e l'intera consapevolezza sul corpo luminoso, il quale trasforma la tenebra dell'inconoscibile in tenebra dello sconosciuto, davanti alla quale diventa impavido nell'affrontarla, svelarla e farla propria. Questa è l'essenza del padre, il movimento e il riposo, necessità e intento. Questo è l'insegnamento trasmesso a Salomè, ora discepola. Essere uno significa rendere autonomo il corpo, il proprio corpo luminoso, dove due stanno sul letto, uno muore e l'altro vive. Un discorso simile a questo lo abbiamo in Matteo, nel suo stare vigilanti. Quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno ne sa nulla, né gli angeli del cielo né il Figlio, ma solo il Padre. È quello che avvenne ai tempi di Noè. Avverrà pure alla venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni davanti il diluvio, gli uomini mangiavano e bevevano, si sposavano e maritavano e bevevano, si sposavano e maritavano fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si rendevano conto di nulla finché venne il diluvio e tutti li travolse. Così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora di due uomini che si troveranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Di due donne che saranno a macinare alla mola, una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in che giorno verrà il vostro Signore. Considerate bene questo: se il padrone di casa sapesse in quale vigilia della notte il ladro deve venire, veglierebbe certamente, non lascerebbe spogliare la casa. Quindi anche voi siate preparati, perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora più pensata. La correlazione fra i passi di Tommaso e quello di Matteo sono due, dove uno morirà e l'altro vivrà. L'avvicinamento dei due passi è pertinente, in quanto è dei due ciò che resta, e come resta fondamento dottrinale. Due riposeranno nel letto, dice Tommaso, due sono nei campi e due alla mola, dice Matteo. La posizione non è casuale. Nel caso di Tommaso, la trasformazione è elemento centrale della trasformazione dell'individuo, che da due, uno trasferendo la propria conoscenza di sé sul corpo luminoso. Nel caso di Matteo non esiste trasformazione, ma determinazione insindacabile del padrone, a cui si chiede sottomissione in quanto in ogni momento viene a prendere quanto gli spetterebbe, secondo il suo insindacabile giudizio. Il terrore di non sapere quando questo avverrà è il terrore che Matteo vuole seminare. Per la verità, i Vangeli ufficiali si articolano su visioni di terrorismo apocalittico e messianico, soggettivo, che giustifica la sottomissione e la distruzione degli esseri umani. In Tommaso uno muore e l'altro vivrà. In Matteo il padrone uno lo piglia e l'altro lo lascia. Per Matteo la sottomissione continua e costante permette all'individuo di essere ben accolto dal padrone, di cui lui è il portavoce. Ancora una volta le linee di sviluppo dei Vangeli, pur nelle proprie strutture culturali, uno porta a sviluppare la propria soggettività dell'individuo, l'altro a costruire sottomissione a critica. E passiamo al paragrafo 63. Gesù disse: «Ho comunicato i miei misteri a coloro che sono degni dei miei misteri. Ciò che fa la tua destra, la tua sinistra, lo deve ignorare». I misteri sono comunicati a chi è degno del mistero. Chi stabilisce chi è degno del mistero? Il soggetto che costruisce il suo essere degno. Predispone se stesso per afferrare il mistero.
e i cristiani non riescono neanche a capire i linguaggi. Cioè praticamente hanno una deculturazione di ritorno e fa veramente schifo. Il mistero può essere descritto, ma risulta assolutamente incomprensibile al soggetto che non discerne l'importanza di quanto detto in quanto non si è costruito per afferrarne il significato, farlo proprio, fagocitarlo. È come comunicare le formule sulla teoria della relatività al contadino medievale. Può capire le parole, ma non il senso. È stato privato delle basi culturali. Il mistero è comunicato a chi è degno, non tanto perché il comunicatore sceglie chi è degno. Non siamo creati a immagine e somiglianza di un dio pazzo, cioè uguali, ma ci siamo trasformati attraverso le nostre scelte, costruendo noi stessi, discriminando. Vediamo un attimo che ho gli occhi che stanno un pochetto andando via. Discriminando, ma perché le scelte del soggetto sono state tali da consentirgli di comprendere come quello sia un mistero che può usare per costruire il proprio futuro. Si è costruito le basi culturali per comprendere l'importanza di quanto gli viene presentato. Un soggetto comprende un mistero quando svela un elemento dello sconosciuto che lo circonda e lo fa proprio. Chiunque può accedere ai misteri dello sconosciuto che ci circonda. L'accesso al mistero non è negato da chi aiuta ad accedere ai misteri dello sconosciuto che ci circonda. Allora, anche la riga adesso. L'accesso al mistero non è negato da chi aiuta a svelare il mistero, ma dall'incapacità del soggetto a compenetrare il fenomeno che gli si presenta. Si può comunicare la teoria di Pitagora sul calcolo dei lati di un triangolo rettangolare, ma solo chi si è predisposto, costruendosi attraverso lo studio della geometria, può usare questo mistero per costruire ulteriormente il proprio cammino nello sviluppo del sapere all'interno della geometria. Per chi non ha mai affrontato la geometria, questo resta un mistero. Magari è in grado di imparare a memoria la formula, recitandola in forma pomposa, ma questa non incide sulla sua vita, non lo trasforma. Il senso di destra e di sinistra sta a indicare quanto costruisce il corpo fisico e il corpo luminoso. Gli elementi dell'uno sono la follia dell'altro. Dimmi! Ciao Nico! Affinché questa follia non ostacoli il processo di costruzione dell'individuo, si deve separare quanto si ottiene dal sentire del corpo luminoso dal sentire del corpo fisico, quanto è il prodotto della volontà da quanto è il prodotto della ragione. L'interazione fra destra e sinistra deve essere fatta con molta prudenza, in quanto il riversare della follia dell'uno nell'altro comporta spesso la distruzione del cammino di costruzione soggettiva. Nei Vangeli ufficiali il concetto di destra e di sinistra ha un significato diverso che in Matteo. Non è legato alla conoscenza e al sapere, ma alla materialità spiccia e volgare che caratterizza il fine di quei Vangeli. Vediamo cosa dice Matteo. Quando dunque tu fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa, ma quando fai l'elemosina non sappi la tua sinistra quel che fa la tua destra, affinché la tua elemosina resti segreta e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. La ricerca della ricompensa attraverso l'adesione ad un comportamento che viene imposto al fine di ottenere una ricompensa. Fai l'elemosina in segreto, non farlo sapere, non incitare altri a farlo. È importante che la persona possa essere accusata pubblicamente di non aiutare il prossimo. E ricevendo queste accuse la persona si deve compiacere del fatto che se gli altri esseri umani l'accusano, il suo padrone conosce perfettamente che lei sta aiutando il prossimo. Così Matteo giunge al suo obiettivo, colpevolizzare le persone. Colpevolizzare per sottomettere. Questo aiuta Matteo e la sua comunità ad ottenere il controllo del sistema sociale. Della conoscenza a Matteo non interessa nulla. In quanto egli non concepisce nessuna trasformazione degli esseri umani. La sua ignoranza del mondo e la sua cupidigia di possesso non gli permette di intravedere nessuna conoscenza alla quale può bere o attingere. Egli non comprende come ci sia un sentire e una materialità che vanno nutrite in maniera diversa. Per lui c'è solo la sottomissione che deve essere imposta agli esseri umani. Non esiste una costruzione soggettiva. Chi si costruisce non si sottomette.
E passiamo all'ultimo paragrafo per oggi, il paragrafo 64, un po' lunghetto, ma non è importantissimo. Gesù disse: c'era un uomo ricco che aveva molte ricchezze. Disse: mi servirò delle mie ricchezze per seminare, mietere, piantare e riempirò i miei granai di frutta e non mancherà nulla. Così pensava in cuor suo, ma in quella notte morì. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Quanto è il tempo a disposizione di un singolo essere umano per costruire il suo corpo luminoso e potervi trasferire la propria coscienza? In qualunque momento, in qualunque giorno, potremmo fermare la sequenza dei mutamenti del corpo fisico. Non c'è mai tempo infinito. Ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. Quasimodo, eh? Il subito sera è quanto dobbiamo affrontare, sempre e comunque. L'essere fatto da Matteo mette in evidenza questa incongruenza nelle scelte umane. L'esempio fatto da Matteo mette in evidenza questa incongruenza nelle scelte umane. A differenza di Matteo, che invita a rinunciare a fondare il proprio futuro, che tanto il suo pazzo profeta moltiplica i pani e i pesci, Tommaso sottolinea come la preoccupazione relativa al potere di avere rendono cieco l'individuo davanti all'ineluttabilità della vita fisica. Lo rendono preda di una sensazione di immortalità e onnipotenza proprio nel momento in cui agisce per costruire la propria distruzione. La costruzione del futuro nasce dalla costruzione dell'individuo. La costruzione del futuro è atto della costruzione di ogni singolo essere umano nell'intero contesto sociale, dove gli esseri umani costruiscono il loro benessere costruendo se stessi. Nulla deve mancare, tutto è necessario per costruire il futuro, ma riempire i granai solo per riempire i granai, in quanto non si sa cos'altro fare, implica un piegarsi su se stessi nell'esercizio del possesso per il possesso, costruendo la distruzione della propria esistenza. Il contenuto del granaio può aiutare gli esseri umani a costruire loro stessi, ma la morte del corpo fisico è il potere di essere del singolo individuo che determina la nascita del corpo luminoso. Curare il possesso del granaio significa controllare il divenire di altri esseri umani, rinunciando alla costruzione del proprio divenire. Fissare la propria attenzione sul potere di avere significa distruggere il proprio futuro. Chi ha orecchie per intendere, intenda. E chi ha orecchie intenda quanto afferma Luca nei Vangeli ufficiali della Chiesa Cattolica. Ecco, disse, farò così, demolirò i miei granai e ne costruirò dei più grandi, vi ammasserò tutta la mia raccolta e tutti i miei beni, poi dirò all'anima mia: anima mia, hai una grande riserva di beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: insensato, questa notte stessa ti sarà richiesta la vita, e quello che hai preparato che ne sarà? Così avverrà pure per colui che accumula tesori per se stesso, ma non si cura di arricchire davanti a Dio. Prosegue Luca subito dopo. Disse poi ai suoi discepoli: perciò dico a voi, non vi preoccupate per la vostra vita, che cosa mangerete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete, perché la vita vale più del nutrimento e il corpo più del vestito. Osservate i corvi, non seminano né raccolgono, e non hanno né dispensa né granaio, e Dio li nutre. Or quanto valete voi più degli uccelli? Beh, quasi niente veramente, per quanto riguarda Matteo. Mentre in Tommaso la preoccupazione è quella di indicare cose più importanti dell'arricchimento materiale, senza tuttavia impedire l'arricchimento materiale stesso, in Luca la preoccupazione è quella di costringere l'essere umano a rinunciare alle proprie determinazioni, in quanto queste impediscono all'essere umano di sottomettersi miserevolmente come oggetto di proprietà del suo Dio e per conseguenza dei suoi presunti rappresentanti. Dice Tommaso che mentre un individuo è totalmente preso ad accumulare ricchezze materiali, non si accorge delle trasformazioni che avvengono in lui. Si pensa come essere immortale ed eterno e perde la dimensione della relazione con la propria esistenza. Luca pone l'essere umano davanti al suo Dio padrone. Così l'essere umano accumula ricchezze per determinare se stesso, quasi per sottrarsi alla sottomissione del Dio padrone. Il Dio padrone è geloso di questo, non può tollerare l'essere umano che determina se stesso e decide di togliergli la vita.
i raffronti conducono in direzioni opposte, mentre in Tommaso le trasformazioni fanno parte dell'ineluttabilità delle trasformazioni all'interno delle quali l'essere umano esercita le proprie determinazioni. In Luca, proprio perché l'essere umano tenta di determinare la propria esistenza, viene punito dal Dio padrone, che non può tollerare l'esistenza di un essere umano che non sia in ginocchio e supplice. L'istruzione di Tommaso è diametralmente opposta a quella di Luca. In Tommaso c'è la preoccupazione che l'essere umano costruisca se stesso e non si perda in cose che non può portarsi appresso dopo la morte del corpo fisico. In Luca c'è la preoccupazione che l'essere umano si sottragga dalla sottomissione al Dio padrone. L'affermazione e la preoccupazione di Luca viene accentuata dal passo successivo, in cui il pazzo di Nazareth è ossessionato dagli esseri umani che costruiscono la propria esistenza, tanto che insiste affinché chi segue il suo insegnamento non costruisca la propria vita, ma si abbandoni all'azione e ai capricci del Dio padrone. Come bestiame del Dio padrone, dice il pazzo di Nazareth, voi siete molto più importanti dei corvi. Come potete pensare che il Dio padrone non provveda a voi? Eppure noi sappiamo che l'essere corvo sa esercitare le proprie determinazioni per costruire se stesso. Sappiamo che l'essere corvo esercita il suo adattamento soggettivo rispetto alle proprie variabili oggettive per affrontare l'esistenza. Sappiamo che l'essere corvo non si abbandona alla pazzia e ai capricci del macellaio di Sodoma e Gomorra per affrontare l'esistenza. E allora perché il pazzo di Nazareth attraverso Luca viene a raccontare questo? Perché la miseria attraverso la quale i suoi seguaci affronteranno la vita, immedesimandosi ad immagine e somiglianza del Dio padrone, non sono in grado di scorgere il potere di essere attraverso il quale l'essere corvo determina se stesso, e presumono che questi si abbandoni anziché esercitare le proprie determinazioni. Non è il pazzo di Nazareth il sapiente figlio del Dio padrone, creatore del cielo e della terra? Dunque, perché dubitare delle scempiaggini che sta affermando? Attraverso queste viene insegnato a non esercitare le determinazioni nei confronti del mondo circostante, e nello stesso tempo viene insegnato a saccheggiare, bisogna pur sopravvivere, chiunque tenti di costruire la propria vita nel mondo circostante, magari al grido «Dio lo vuole». Ancora una volta si hanno direzioni diverse nelle quali lo stesso insegnamento interviene. In Tommaso la preoccupazione è quella di costruire l'individuo oltre la morte del corpo fisico. In Luca la preoccupazione è quella di sottomettere l'individuo alla volontà del Dio padrone, ai suoi capricci, al suo arbitrio. E questo per oggi è tutto. Questo per oggi è Tommaso Didimo. E penso che per oggi ne abbiamo fatto parecchie di cosette, no? Abbiamo approfittato di questa situazione e ne abbiamo fatto parecchie. Va bene. Detto questo, che è importantissimo che questo diciamo, vi metto 2 minuti di musica e poi accendiamo i telefoni. Ok, per i telefoni 049 700 700 049 700 838. Perché insisto molto su questo Tommaso Didimo? Perché Tommaso Didimo, con i suoi, diciamo così, con la sua via della conoscenza, che praticamente è una via della conoscenza di Adone, è adonista, cioè fa parte dell'insieme delle vie misteriche di Baal, del Libano, fa parte di tutto quello che saranno le vie misteriche della Siria. Perché fa parte di quelle 3 cose praticamente che sono state usate dagli evangelisti per costruire le loro operazioni militari. Cioè, una di queste 3 cose è stato il saccheggio della filosofia adonista, cioè dei percorsi di misterici, percorsi di conoscenza, di consapevolezza degli adonisti. Poi le altre cose è il desiderio di sottomissione, il desiderio di appropriarsi degli individui, che noi lo troviamo in ogni parte, di essere i rappresentanti del Dio padrone in terra. Cioè loro erano coloro che manifestavano la parola del Dio padrone e davanti a quella parola chiedevano sottomissione. In pratica loro costruivano una vera e propria setta, cioè la setta è questo, cioè la setta è quando c'è una portatrice di verità, e la setta è questa, e loro stavano costruendo questo. Pronto? Pronto, ciao Claudio. Ciao. Prima ti dicevi, no, che i genitori devono onorare i figli. Per me, il mio modo di sentire è che deve essere
un rapporto dei sentimenti filiali e genitoriale e del rispetto reciproco, no? Responsabilità, eccetera, a seconda delle persone, ecco, dell'età. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Io sono perfettamente d'accordo con te, non metto in dubbio. Il problema è questa reciprocità, all'interno di quale cappello la mettiamo? Questa reciprocità la mettiamo all'interno del cappello onorare il padre e la madre dei cattolici, che è un atto di sottomissione, e allora il genitore magnanimo concede al figlio la parità, perché, oppure la mettiamo sotto il cappello pagano, dicendo che i genitori sono responsabili dei figli, cioè devono onorare i figli. Allora, se la reciprocità la mettiamo sotto a un cappello, ci dà un risultato; se la reciprocità la mettiamo sotto all'altro cappello, ci dà un altro risultato, cioè la mediazione che noi traiamo fra noi e i figli, cioè questo mutuo appoggio, cioè questa muta interrelazione, dà un risultato diverso. Pertanto hai perfettamente ragione che deve esserci reciprocità, ma in tutti gli enti, ogni volta che noi abbiamo una relazione con la vita, una relazione con gli altri, abbiamo sempre una reciprocità, perché quello che noi facciamo incide sull'altro e ciò che fa l'altro incide su noi. Però qui si tratta non tanto della mediazione che c'è nella vita, che c'è nelle relazioni umane, si tratta di vedere qual è il cappello sotto il quale inseriamo le azioni umane, e il cappello ideologico va a determinare la qualità della relazione. Cioè, se il cappello ideologico è quello i figli devono onorare i genitori, c'è una qualità della relazione dove il genitore viene meno al suo diritto di essere onorato e al dovere del figlio di onorarlo. Se invece diciamo che il genitore deve onorare i figli, il genitore ha sì la forza da adulto, la forza della conoscenza per mediare questo suo onore, cioè deve avere il sapere e la conoscenza per poter mediare questo. Cioè, è chiaro che non diventa il servo del figlio, cioè questo mi sembra abbastanza, però ha la conoscenza, ha il potere, ha l'esperienza per mediare questo, mentre invece il figlio non ha l'esperienza o il potere per mediare il suo onorare i genitori. Il genitore, e lo vediamo nella storia, chiede sottomissione al figlio, punto e basta. Dopo, dal 68 in poi, le cose sono un po' cambiate, però dal 68, che vuol dire in 32 anni a sta parte, insomma, non tanto di più, Sì, dopo c'era stato già un miglioramento, cioè la gente, i fiori, partiva per la guerra, e partiva per la prima guerra mondiale, per la seconda guerra mondiale, e tornavano a casa un po' diversi dopo 3-4 anni di naia. Chiaramente questo ha cambiato le relazioni familiari. Però ricordiamoci sempre il cappello strategico da che noi partiamo, cioè il momento strategico, ideologico, da cui noi partiamo per costruire le mediazioni della vita. Mai dimenticarsi questo. Va bene, 049-700-700, eccolo qua ancora. Pronto? Pronto? Sì? Sono Francesco di Vicenza. Dimmi. Ciao Claudio. Ciao Di. Vorrei riferirmi a... quella conversazione che hai fatto riguardo Maria, la madre di Gesù, no? Ora, tutti i quattro Vangeli danno la stessa risultanza su quel che riguarda la sua virginità, ma vada bene che si tratta di virginità da seme umano, siccome che le profezie e anche il ruolo del Messia doveva derivare dall'altro regno, cioè quello che Gesù chiama: il mio regno non è di questa terra, è di un altro, il mio regno è fuori di questa terra. Sì, come no? Quindi Maria è vergine nel senso umano, cioè che non gli è stato inculcato il seme umano. Il dogma però, è letterale, cioè fisico, cioè è letterale. Ecco, esatto, non c'è diciamo rapporto fisico con l'uomo, però c'è questo seme spirituale che deriva appunto dal regno di Gesù, insomma, che non è di questo mondo, l'ha detto lui come dogma, insomma. Ecco, tutto qua. E per quel che riguarda Maria, molto ovviamente era un adolescente di appena 16-17 anni. Non è mai esistita! Non è mai esistita! Corazzi, se non è mai esistito, ti dico che non è mai esistito Gesù, se non è anche esistita lei, no? Sì, sì, va bene, ma d'accordo, questa può essere anche una tua opinione. No, riguardando la sensibilità di fede di tanti. No. Credenti. Allora, perché, io non voglio
missionarizzare né te né nessun altro. Io esprimo ora adesso un'opinione riguardo a questa supposta ragazza che è diventata la madre del Redentore, insomma, ecco. Allora, cioè si tratta di una virginità particolare, ecco. Va bene. Avulsa dal seme umano e che è stato immesso il seme divino appunto perché il Messia doveva avere le fattezze umane, cioè di Maria, però doveva avere il concepimento spirituale da Dio, insomma, direttamente. Va bene. O dallo Spirito Santo, come dicono le chiese, ecco. Buon lavoro, ciao. Non si arrabbia, amico, voi detto prima sesto empirico, non è necessario che voi lo abbiate capito o che venga capito, ma è su quel discorso, è questo. Se voi mi fate un'affermazione dogmatica, di qualsiasi tipo di affermazione fate, chiaramente questa affermazione ha da avere un riscontro, cioè ha da avere un riscontro almeno logico, cioè deve essere sorretta da tutta una serie di affermazioni. Se questa affermazione dogmatica è supportata soltanto da un atto di fede, è una cazzata. Che dopo per voi non sia una cazzata, per voi resta un'opinione che è fede, che è un atto superiore, va bene, resta un... però è chi fa l'affermazione dogmatica che deve dimostrare o dimostrare che ciò è positivo e funzionale per la vita, non chi nega un'asserzione dogmatica. Cioè, se io dico che non esiste il Dio creatore, non devo dimostrare che non esiste, è chi dice che esiste che deve dimostrarlo. Chiaramente, se dopo quella persona lo ha dimostrato che esista, quei roghi, quei massacri, quelle torture e col condizionamento dei bambini, costringendo bambini in ginocchio, o cioè che sei il demonio, che sei il demonio, che sei il demonio, questo non è un provare, questo è un massacrare la vita, e questo è il cristianesimo. Pertanto, se si fa un'affermazione dogmatica tipo quella Madonna, bisogna dimostrarle quelle affermazioni. Cioè, non sono io che le nego che devo dimostrare la negazione. A me mi basta il sunto logico con cui ciò è avvenuto. Siccome la Madonna si è diventata quel che si è diventata all'interno della Chiesa Cattolica, qui schei, corrompendo, massacrando, torturando la gente, questo voi, mettendomi in ginocchio davanti alla Madonna, ringraziate che abbiano torturato, ammazzato, e dopo vi do degli assassini, ma ve lo do il quadrato degli assassini, no? Semplicemente normale. Vi dico che sei veramente una porcata, ma immensa porcata. Non so se vi capio, ma sei una porcheria, ve lo ripeto ancora se vuole, non ho nessun problema. Ora, i sunti della filosofia, cioè il procedere del pensiero, se è questo, il procedere del pensiero inverso di questo è alzare i roghi e brusare persone, cioè questo è il proseguo inverso, cioè non esiste o uno che fa un'affermazione dogmatica la dimostra, oppure può anche non dimostrare l'affermazione dogmatica, però convinca gli uomini che quell'affermazione dogmatica fatta propria è più importante che non un'altra. Cioè, pronto? Ciao Claudio, mi sono Paolo da Bassano. Dimmi. Senti, è stato qualche tempo che ti seguo, però te dici in trasmissione che te hai anche del materiale su internet. Sei sì. Tu così gentile da darmi l'indirizzo? Va bene, c'è carta pena. Sì, ma scusa, tu sai muoverti con il motore di ricerca Arianna? Arianna? Beh, Yol. Provo. Yol. Yol. Yol? Sì. Bene, bene. Dai. Italia Online. Prego? Italia Online. Sì, va bene. D'accordo, sì. Se, clicchi Claudio Simeoni, dai via, vai a ricerca. Comunque ti do... il nome? Sì. Ah, benissimo. Ha linkato tutto... Cioè, ha linkato tutta la serie di siti. Dopo, se vai sull'index, no? Di dove vai dentro. Sì. Vai sull'index e c'è tutto l'elenco dei siti nostri. Cliccando sopra ci vai, insomma. Basta Claudio Simeoni. Comunque, se vuoi, hai carta pena, te lo do, dai. Così serve anche per radio, dai. Grazie. http://. Sì. Utenti. Punto. Sì. Tripod. Punto. Sì. it/. Sì. Claudio Simeoni, però attenzione, Claudio l'ho fatto con la C maiuscola e Simeoni con la S maiuscola. Sì. Fra Claudio e Simeoni va il trattino della sottolineatura. Sai che deve essere tutto attaccato, no? Bene. E però non lo sapevo. /. Index HTM. Va bene,
D'accordo. E quello è su Trippo. Poi su Digilander ce n'è un altro, cioè su Yol c'è l'altro, ho trovato quello che non saresti arrivato con Arianna. Cioè ci arrivi lo stesso, ma è più complicato. D'accordo. Va bon. Ti ringrazio. Grazie a te, ciao ciao. Ci sono sul su. Oh, vieni pure Stefano, non ti far problemi, che tanto sono 5 ore, fai quello che devi fare. Ok, grazie. Ci sono praticamente 2,5 milioni di caratteri su internet, per cui è vero che i libri li ho solo presentati, parte Gesù di Nazareth e l'infamia umana, che c'è quasi tutto, nel senso che manca soltanto Gesù di Nazareth il torturatore, cioè l'ultimo pezzo che farò qui per radio prima. Però trovate praticamente 2,5 milioni di caratteri, che significa che 500,000 lo trovate su Digiland, dove i vari temi della Federazione Pagana, cioè i temi che lancio su cui andare a costruire la Federazione Pagana futura. Chiaramente non è mica detto che tutti accettano quello che io dico, anzi. E invece su Tripod cerco di mettergli i libri che scrivo, cioè elencare i libri. Però dopo un certo punto, siccome è un lavoraccio pazzesco mantenere vivi entrambi i siti, a volte sono costretto a mettere dei pezzi sull'uno o sull'altro. Per esempio, su Gesù di Nazareth e l'infamia, sotto questo ci sono alcune conferenze linkate sotto. Ho fatto tutta una serie di casini, d'altronde ho fatto del mio meglio, però uno che non sa lavorare, è vero che mia figlia è bravissima, mia moglie mi aiuta eccetera, però alla fin fine quando io cerco di organizzare qualcosa, pasticci ne faccio tanti. Pronto? Ciao Claudio, ciao. Mi chiamo Mauro, ciao. Dimmi. Posso farti una domanda? Non so se sei idiota. Tu falla. Secondo te, cioè secondo così i tuoi insegnamenti o quello che sei a conoscenza, insomma, secondo la tua Gesù Cristo, diciamo, quello che è nato 2000 anni fa, è esistito oppure è tutta una balla, diciamo? Ripeto, non è mai esistito. Sono quattro operazioni militari, quattro operazioni politiche, quelle dei Vangeli ufficiali. Questa persona qua non è mai esistita. Esatto. Anche perché se esistesse sarebbe esistito il figlio di Dio, dunque esisterebbe Dio, dunque esisterebbe. Cioè, dal punto di vista logico è inaccettabile questo. No, ma io non sto parlando forse del figlio di Dio o quello che sia. Se questa persona che si era spacciata per figlio di Dio, Si spacciava per figlio di Dio non è mai esistita. È esistita probabilmente una persona precedente che ha fatto delle azioni che sono state riprese o scopiazzate. Capisci? Cioè sono state attribuite a una persona immaginaria, cioè probabilmente è esistita una persona che è andata contro il sinodo, che ha fatto delle battaglie un centinaio d'anni prima, e che queste battaglie sono rimaste nel ricordo, sono state un po' leggendarizzate e sono state usate. Questa qua è anche un po' a me teoria, nel senso che sia una specie di leggenda che viene portata avanti, e ogni volta che viene portata avanti sia che ti in più ingrandia, cioè ogni volta che vieni passato le mani è vero, è come so il pesce che c'è il pescatore che se ne doetti dopo diventa 4 chili, sì, 8 no. chili, è stato usato anche questo, sì. Vabbè, ti ringrazio, grazie a te, ciao. Bene, chiudiamo qui allora la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. È vero, abbiamo ancora qualche minuto, ma povero Stefano è là fuori che aspetta. Bene, io spero di non avervi troppo annoiato, troppo rotto le scatole. Sicuramente i cristiani gli ho rotto le scatole, e d'altronde hanno 500 radio, la televisione è tutto spiano, hanno televisioni, parlano, continuano a parlare della loro Madonna eccetera, e noi non andiamo a insultarli, non andiamo a denigrarli, però esprimiamo il nostro pensiero. Il fatto che noi esprimiamo il nostro pensiero col nostro linguaggio che ci appartiene, a loro può servire offesa, ma questo è un problema loro. È loro che sono incapaci di affrontare la vita, non noi che li offendiamo. Per cui loro si sentono offesi perché loro sono incapaci di affrontare la vita. Grazie per avermi ascoltato. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Grazie per l'ascolto e risentirci a giovedì prossimo.